Ciao a tutte e tutti. Benvenuti al terzo incontro del laboratorio dei piccoli Grog. Nel primo incontro abbiamo realizzato una coccarda con Grog, oppure ognuno poteva mettere l'animale che preferiva. Nel secondo incontro abbiamo realizzato un libro della natura con le impressioni, ecco qua. Questo libro della natura io l'ho imparato quest'estate e quando sono andata a Bagno di Romagna nel Sentiero degli Gnomi, che è un posto molto carino, che vi consiglio di andare quando c'è la bella stagione, e c'era questo bel laboratorio e ci hanno insegnato a fare le impressioni con le foglie. Ecco, ci tenevo a dirlo, perché è un posto veramente magico, con un sacco di amici gnomi. E il laboratorio dei piccoli Grog è un laboratorio che facciamo in un progetto della ludoteca Vicolo Balocchi con il contributo della Fondazione Carisbo. Questo progetto andrà avanti anche nel 2021 e speriamo di poter fare questi laboratori di persona, ma purtroppo adesso ancora la ludoteca è chiusa. E quindi noi ci dobbiamo vedere per forza online, però ci divertiamo lo stesso. Allora, nel primo incontro noi avevamo fatto questa coccarda perché volevamo essere tutti appartenenti al grande gruppo dei piccoli Grog e ognuno aveva il suo animale guida. Il mio era il castoro, ma ognuno aveva il suo. Nel secondo incontro abbiamo fatto le impressioni, quindi il mio libro della natura che potete, come vi dicevo, potevate fare le impressioni di tante cose, anche tipo di legnetti, per esempio. Ecco qua, noi avevamo fatto anche l'impressione di un legnetto. E vi riepilogo adesso un po' la storia dei piccoli Grog, così dopo partiamo con il nuovo laboratorio. Allora, Grog è un castoro. Ah, mannaggia, è raffreddata. È un po' freddo, in effetti. Ecco qua. Grog è un castoro. Tu, 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 tu. E sta nel bosco insieme ai suoi amici Criff e signora Alce. Eccoli qua. A Grog piacciono tantissimo tre cose. Gli piace nuotare, gli piace prendere il sole, a chi è che non piace prendere il sole in effetti, e gli piace sgranocchiare dei buonissimi legnetti. Grog, Criff e la signora Alce partono per un lungo, lungo, lungo viaggio che ci sta tenendo impegnati tutti questi incontri, perché devono scappare da un nemico molto cattivo, che è l'uomo, il cacciatore. Perché non tutti gli uomini sono cattivi, ma i cacciatori che cacciano i castori gli distruggono l'habitat. E non è solo questo, ma è anche per esempio l'inquinamento che sta distruggendo l'habitat di tutti i nostri amici animali. L'habitat è il posto dove vivono, ok? Quindi Grog, Criff e la signora Alce sono costretti a scappare per cercare un nuovo posto. E nel nostro secondo incontro, Criff era andato a cercare una nuova casa, ma purtroppo non l'aveva trovata perché c'era stato un lupo con un branco di lupi che l'avevano mandato via. E quindi ora ci ritroviamo tutti insieme ad aspettare questa nuova casa. Nell'avventura di oggi riguarda proprio il nostro Grog. Il nostro Grog decide di aiutare Criff a trovare una nuova casa e quindi se ne va in giro. Tu, stando bene attento però, si nasconde nelle grotte, dietro agli alberi, perché non vuole incontrare dei nemici che lo attacchino. Deve stare molto attento. Trova una radura con un bellissimo fiume.
E voi sapete che il fiume è importantissimo per i castori perché ci costruiscono le dighe e in questo modo possono costruire il loro villaggio. E poi a Grog piace tantissimo fare il bagno nel fiume, quindi non può resistere, si immerge nell'acqua. I castori sono dei grandissimi nuotatori, sono molto molto bravi, ma purtroppo quel giorno c'è qualcosa che non va. E il nostro Grog rischia di affogare perché purtroppo è scivolato su una roccia. Aiuto, aiuto, aiuto! Prova ad aggrapparsi a tutti i rami, prova anche a riprendere e a nuotare, ma non ce la fa proprio. Il buon Criff, che era lì di fianco e aspettava soltanto un suo segnale per arrivare con tutto il gruppo, sente questi strani rumori. Aiuto, aiuto! E quindi si precipita. Grog, Grog, che sta succedendo? Che sta succedendo? Aiuto, aiuto! Si immerge nell'acqua e nuotando, 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 raggiunge il nostro Grog e lo trae in salvo. Ah, Grog, ma che cosa è successo? Tu sei un grandissimo nuotatore. Sì, sono un grandissimo nuotatore, ma a volte succede di scivolare e stavo proprio affogando. Ah, mannaggia, mannaggia. Ma sai, Grog, cos'è molto importante adesso? Rientrare subito in acqua stando attenti. Altrimenti, se ti prende la paura, poi non entri più in acqua, invece andare in acqua è la cosa che più preferisci al mondo. Hai ragione, Criff, entriamo insieme in acqua. E così i due entrano in acqua. Nuotano, nuotano, nuotano e sono di nuovo allegri. Purtroppo non si sa se questa potrà essere la loro casa, perché devono ancora esplorarla tutta. Bisogna guardare che non ci siano dei cacciatori, che non ci siano dei lupi, che non ci siano che sia il clima sia favorevole, ma scopriremo nella prossima puntata se questo è proprio lo spazio e la nuova casa di Grog, Criff e della nostra signora Alce. Bene, abbiamo letto la storia. Adesso, anzi, abbiamo raccontato la storia. Adesso noi cosa faremo? Oggi ho pensato di utilizzare dei vecchi calzini per fare un laboratorio simpatico. Siete pronti per fare questo laboratorio? Ho pensato di usare dei vecchi calzini perché così, a volte, per esempio, io li metto in lavatrice e poi ne esce soltanto uno. Ecco, per esempio, questo calzino. Ne ho messi in lavatrice due e me ne sono ritrovata uno. Non so per quale motivo, a volte succede. E quindi cosa ci faccio con un solo calzino? A meno di non metterli spaiati, però vedete, questo è lungo lungo, questo è corto corto, non si può fare. Anche questo è entrato in lavatrice ed erano due e ne è uscito che è uno. Boh, non lo so. Altre volte ci sono dei calzini proprio vecchi, logori, ecco, questo non tiene più caldo perché è tutto, tutto rovinato, quindi noi lo possiamo utilizzare perché invece di buttarlo via almeno gli facciamo fare qualcosa di diverso. Allora, per il nostro laboratorio servirà calzini, come ho detto. A voi capita mai di perdere dei calzini dentro la lavatrice? Non so perché, ma a me capita sempre. Ci servirà della carta. Ok, vi do un po' di tempo per andare a prendere tutti i materiali. Dei calzini, l'abbiamo già detto. Poi della colla. Potete prendere anche un po' di scotch, così siamo più sicuri che funzioni, che stiano appiccicati. Poi dello spago o un nastro, quello che avete in casa. Io utilizzerò questo che ho utilizzato per i pacchetti di Natale. Delle forbici e dei colori a matita, pennarello, quello che preferite. Mi stavo dimenticando una cosa importantissima. Vediamo, vediamo se la ritrovo, però non lo so mica.
Forse non la ritrovo. Beh, faremo con altro. Servirebbe del cotone, ma se non avete il cotone in casa, perché a volte non l'avete, potete utilizzare anche degli altri fogli di carta. Quindi se avete il cotone meglio, ma se non avete il cotone, fogli di carta. Poi vi spiegherò per cosa ci servono. Allora, prima di tutto prendiamo un nostro calzino. Io inizio da questo lungo lungo, ok? Calzettino, lo infiliamo nella mano, lungo, lunghissimo, questo calzino nella mano è già diventato qualcosa di diverso, perché per esempio può diventare un serpente, vedete? E noi ci possiamo divertire con il calzino, farlo diventare qualcos'altro, anche senza decorazioni, è già qualcosa di magico. Guardate come si muove il nostro serpentone. Però possiamo anche dargli un po' di forma diversa. Con il nostro foglio bianco disegneremo adesso. Aspettate che vediamo se vedete. Sì, si dovrebbe vedere bene. Disegniamo gli occhi e la bocca del serpente. Allora, facciamo gli occhi verdi, il nostro serpente. Due cerchi tondi, tondi. E poi gli occhi che sono così. Perché i serpenti hanno gli occhi allungati, hanno gli occhi in verticale. Poi lo possiamo colorare. Ecco qua, io lo coloro sempre con lo stesso verde, poi ognuno può fare gli occhi del colore che vuole, che preferisce. Ok, stiamo disegnando gli occhi del serpente. Ho quasi finito. Voi a che punto siete con gli occhi del serpente? Bene, adesso facciamo la lingua del serpente perché, come ci insegna Robin Hood, il serpente ha la lingua biforcuta. E facciamo per fare la lingua biforcuta? Una riga lunga, di fianco un'altra riga lunga. Scusate, questo è venuto un po' storto. Coloriamo. Poi facciamo una specie di V. Ok? Allora aspettate, una V. Ecco qua. Si è visto bene? Lo faccio in grande, guardate, vi tiro su e si fa così. Così, e poi qua a un'estremità facciamo una V. Ed ecco che avete la vostra lingua del serpente. Ora noi dobbiamo tagliuzzare tutti questi elementi che abbiamo appena disegnato. Quindi tagliamo la nostra lingua di serpente biforcuta. Tac. Poi tagliamo i nostri occhietti. Un occhietto. Due occhietti. E voilà. Perfetto. Adesso la lingua proviamo anche un po' a rotolarla nel nostro dito, perché così viene un po'. Eccola qua. Viene un po'
arrotolata, vedete, così. Basta arrotolarla un pochino sul nostro dito. Se volete, potete anche colorarla di rosso dall'altro lato, così è tutta rossa, ma questa è una scelta vostra. Ora, il nostro calzino lo dobbiamo mettere dal lato quello dove non c'è il piede. Vedete che il piedino è fatto così, ok? Voi lo girate davanti, ecco, dove sta il dorso del piede. Quindi mettiamolo sul davanti, un po' schiacciato, così. Deve essere bello largo e schiacciato, eh? Allora, prendiamo la colla, la nostra bella colla. E incolliamo i due occhi. Guardate, un occhietto, eccolo qua. Spingo bene, schiaccio, schiaccio, e anche l'altro occhio. Tac. Come vedete, ci sono i due occhietti già attaccati. Adesso sulla punta mettiamo la lingua biforcuta. Usate tanta colla perché sennò non sta. E voilà! Eccolo qui. Adesso, per vedere se funziona, lo dobbiamo un attimo indossare, ecco. Se avete un calzino di un solo colore, potrebbe essere anche carino fare tipo delle striscioline colorate, così che il serpente venga a strisce. Se invece avete un calzino già colorato, va bene così. Ecco, lo mettiamo. E voilà! Guardate che bellezza! Questo è un primo modo per fare una marionetta con vecchi calzini. Adesso che abbiamo fatto il nostro serpente, noi faremo un pupazzino con un calzino, ok? O almeno ci proviamo. Noi ci proviamo poi. Allora, mettiamo da parte questa carta che ci servirà dopo perché dobbiamo ancora pensare. Ovviamente io ho deciso che farò un castoro, perché non ho molta fantasia, ma sai, parliamo di castori e quindi faccio un castoro. Prendo un altro calzino, ok? Allora, quest'altro calzino io lo devo riempire per dargli un po' di forma, ok? Quindi se abbiamo il cotone è meglio. Se non abbiamo il cotone, facciamo con la carta e vi insegno come fare. Appallottolate la carta. Ok? Dobbiamo creare una pallina. Ok? Una bella pallina così. Per esempio, la mettiamo dentro al calzino e questa prima pallina sarà la nostra testolina. Ok, guardate, già si delinea, eh? Vedete un po'? Poi prendiamo il cordellino, guardate così, e lo avvolgiamo attorno a questa nostra pallina, così. Facciamo un bel fiocco, così sembra anche una specie di cravattino, ecco. Viene una cosa così, potrebbe già essere tipo un fantasmino di Halloween, per esempio. Poi prendiamo un altro foglio, appallottoliamo e ne usiamo anche un altro e appallottoliamo perché deve venire il corpo che deve essere un po' più grande della testa. Quindi diciamo che se riusciamo a fare una palla che è il doppio, è buono. Mettiamo dentro. Spingiamo bene, è importante che
non ci sia tantissima, diciamo, separazione tra la testa e il corpo, ok? Se no poi non ha forma. Leghiamo sempre. Addirittura potete legarlo in modo che il pupazzo sia un po' così, ok? Quindi non legatelo proprio sotto, ma legatelo un po' di lato, vedete così, ok? Tirate bene, stringete molto bene. Ok. Fate anche un doppio nodo, magari che è meglio. E poi qui tagliamo il cordellino in eccesso. Ok. Qua io lo lascerei perché in fondo è carino, sembra una cravattina, eh? Vedete che carino. E questa sembrerà la nostra coda, che in un castoro è molto importante. Ok. Ovviamente io riempirei anche un po' la coda, però come facciamo? Facciamo un tubo, non facciamo una pallina. Allora, prendiamo la carta. La avvolgiamo così. Poi ripieghiamo su se stesso. E gli diamo una forma un po', ecco, cioè la base la schiacciamo un po', vedete che si allarga, così diventa una cosetta così. Poi mettiamo dentro. Ok, qui l'ideale sarebbe se avete voglia con i vostri genitori proprio di cucire questa parte, così viene un lavorino un po' più pulito, però se noi non possiamo cucire, poco male. Facciamo un po' di giri, uno, due giri, così, ok? E ci mettiamo lo scotch. Sarebbe meglio lo scotch biadesivo, perché si vede meno, però insomma noi dobbiamo fare con quello che abbiamo in casa, quindi mettiamo un po' di scotch dentro, così, o un po' di colla anche, però la colla ho paura che vi faccia un po' di pasticcio. Perché comunque non sta molto ferma la colla. Va dappertutto. Adesso ovviamente ho perso il comincio e quindi ecco qua. L'ho ritrovato. E voilà. Prendo un altro po' di scotch, di adesivo. Io uso quello biadesivo perché così non si vede, ma voi potete usare tutto lo scotch che avete. Ecco, se avete lo scotch normale, magari per evitare che si veda, potete fare così, lo tagliate e poi vedete, lo ripiegate su se stesso in modo tale che vi diventa appiccicoso da un lato e appiccicoso dall'altro lato e poi glielo mettete. Ecco qua. E il nostro grog inizia a delinearsi. Adesso cosa dobbiamo fare? Ovviamente dobbiamo fare gli occhi. Dobbiamo fare le orecchie, che sono importantissime, e io incollerei anche per la coda, per far vedere che è una coda, una codona. Lo spostiamo un attimo, eh? Allora, riprendiamo il nostro foglio di prima. Vedete tutti? Allora, io prenderò il marrone. Facciamo due occhi tondi. Per esempio, se avete dei bottoni, potete anche usare i bottoni per fare gli occhi, è una bella idea. Due pallini sono gli occhi. Poi facciamo le orecchie, che sono due semicerchi, tipo come se fosse un topolino, eh? Così. Ok, e le possiamo anche colorare. Facciamo il marrone. Ok, così sei indietro e dove sei arrivata?
Ti riepilogo, diciamo così, ti riepilogo. Allora, così lo riepiloghiamo per tutti. Allora, prendiamo un vecchio calzino, mettiamo una pallina di carta dentro la prima parte. Quindi cosa facciamo? Prendiamo una carta tipo quelle della stampante bianco, lo accartocciamo. In questo modo mi diventa una pallina, ok? Questa pallina la metterò dentro al calzino e mi diventa la testa. Per chiudere la testa, prendo un nastrino, eccolo qua, e semplicemente lo annodo. Poi dobbiamo fare il corpo. Pallina dentro un'altra pallina perché il corpo deve venire più grosso della testa, ok? Se no non si capisce che è il corpo. Quindi una palla più grande e la mettiamo dentro sempre sotto all'altra e poi anche qui chiudiamo con un nastrino. Se riuscite, quando chiudete con il nastrino, chiudetelo un po' laterale, ok? Non chiudetelo quindi sotto proprio, ma un pochino laterale, perché in questo modo il vostro castoro starà anche in piedi, vedete, sta seduto. Con quello che avanza del calzino potete fare la coda. Potete lasciarla anche sciolta senza niente, oppure per dargli un po' di forma, potete metterci dentro sempre un pezzettino di carta. Quando avete messo dentro il pezzetto di carta, che però non deve essere una pallina, deve essere un po' lungo, ok? Dovete fare una sorta di... Faccio vedere. Fate un tubo e piegato a metà, voilà, ecco, diventa una cosa fatta così, un rettangolo, ok? Quando avete fatto questo rettangolo, lo mettete sempre dentro a quello che avanza del calzino e poi chiudete il calzino e potete chiuderlo o con la colla oppure io ho usato per esempio uno scotch di adesivo. Ok, semplicemente lo rivoltate. E quindi abbiamo la nostra forma del nostro, di quello che diventerà il nostro castoro. Ok, allora se rimanete indietro non vi preoccupate perché questo video potete sempre rivederlo, rimane e poi lo trovate anche sul canale YouTube di ICS Bologna sulla playlist Ludoteca Vicolo Balocchi, quindi lo potete vedere in qualsiasi momento, anche farlo con amici. Allora. Adesso noi abbiamo fatto le orecchie del nostro castoro e gli occhietti. Se per caso in casa avete dei bottoni, potete usare anche i bottoni per fare gli occhi. Io ho usato la carta, il cartoncino. Quindi ho disegnato due occhi e ho disegnato due orecchie. Adesso le vado a ritagliare. Ho ritagliato un occhietto e ho ritagliato un'orecchia. Il trucco sarebbe di lasciare un bordino bianco sotto l'orecchio. Così nel momento in cui voi lo andate ad appiccicare, allora ve lo faccio vedere bene, guardate. Ho lasciato un bordino bianco sotto in modo tale che quando io lo vado ad appiccicare lo piego e l'orecchio mi sta su e io metterò la colla soltanto qui in questo bordino bianco che è molto piccolo, dobbiamo stare molto attenti. Facciamolo meglio con quest'altro, ve lo faccio vedere. Allora, io giro
attorno all'orecchio e questo lato qua bianco lo lascio, non lo tolgo, semplicemente lo ripiego e metterò la colla soltanto qua. Poi taglio anche l'altro occhio. Ecco, molto bene, adesso abbiamo due occhietti che sono qua, uno, due, e due orecchiette. Direi che possiamo andarla ad incollare. Prendo la mia colla, prendo la mia orecchia e come vedete incollo solo nella parte bianca qua sotto, eh? Mi raccomando, attenzione, ecco, la metto più o meno da un lato, sopra ovviamente la pallina, perché deve essere una testolina, un'orecchietta, così. Poi, anche l'altro, ok, lo incollo e voilà. E abbiamo le nostre due orecchie. Molto carine. Poi prenderò un occhietto. Lo rifinisco un po' perché l'ho tagliato un po' malino. Ok. Incollo, 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 incollo. Lo metto sotto a un orecchio. Voilà, e anche sotto. L'altro orecchio. E il nostro castoro ha due occhi e due orecchie con un'enorme codona. Guardate che carino. Adesso cosa possiamo fare? Possiamo fare il naso e la bocca del nostro castoro. Poi io mi fermerei lì, ma voi potete fare anche, per esempio, delle righe per la coda, potete fare, per esempio, delle zampine davanti e i piedini, ok? Poi ognuno lo può personalizzare e potete fare tantissimi animali con questo metodo, perché con questo metodo si possono fare, per esempio, il gatto, basta che invece di fare tonde le orecchie le fate a punta. Potete fare per esempio il cagnolino e invece di fare le orecchie così tonde le fate allungate sui lati perché i cagnolini hanno le orecchie così, ok? Poi potete fare per esempio ma tantissimi animali e quello che cambia sarà la coda perché vedete il nostro castoro ha una codona mentre per esempio il cagnolino ha una coda più stretta, quindi farete a tubo il gatto ha la coda più stretta, ecco. Quindi in base a cambiare orecchie e coda avremo tanti animaletti diversi. Ora, come ultima cosa, disegniamo. Eccoci qua. La nostra faccia. Allora, prenderò il rosa questa volta. Facciamo un triangolino a testa in giù. Ok, ve lo faccio vedere meglio, triangolino a testa in giù, con due U laterali, così, ok? E cosa importantissima per un castoro sono i dentoni, quindi un dentone, due dentoni. Eccoci, qui abbiamo la nostra faccia che adesso io vado a ritagliare. Non c'è bisogno che la ritagliate tutta questa, perché comunque è carina lo stesso, non vi state a preoccupare. Io taglierei bene qua, così, poi andrei un po' giù così, i dentoni, torno su, così, eccoci.
Ok, poi ci metto la colla e metto questa bella faccia sotto ai nostri occhietti. Eccoci qua. Questo è il nostro grog castoro fatto con i calzini. Mi piace molto, è molto simpatico. Bene, chiudiamo la colla. Che se no si secca e invece non servirà ancora. Il nostro laboratorio per oggi è finito. Abbiamo usato un vecchio calzino per fare una marionetta a forma di serpente. Quindi semplicemente abbiamo preso un lungo calzino, ci abbiamo messo due occhi incollati con la colla e una lingua biforcuta. Poi per utilizzarlo basterà inserirlo nella mano. Ed ecco a voi il nostro serpentone. Poi abbiamo creato un pupazzetto, sempre con un altro calzino un po' più corto, e abbiamo creato Grog. E per fare questo pupazzetto si può usare o il cotone per fare l'imbottitura oppure anche della carta, quindi una pallina di carta chiusa con un nastrino, due palline di carta una dentro l'altra, così per fare una palla più grossa e diventa il corpo, e poi la codona con sempre una carta però tubolare, quindi che diventi una sorta di rettangolo come questo. Chiudiamo sempre con un nastrino e la coda se riuscite con la colla oppure con lo scotch biadesivo. Dopodiché abbiamo disegnato le orecchie, le abbiamo incollate. Ricordatevi sempre di lasciare un piccolo spazio bianco sotto per incollare le orecchie, gli occhi e la bocca del nostro castoro. Bene, noi ci vediamo il prossimo sabato. Spero che il laboratorio di oggi vi sia piaciuto. Il prossimo sabato ci occuperemo del Natale e quindi faremo un laboratorio a tema natalizio, sempre con tutti gli oggetti di riciclo che troviamo in casa. E questo video, come tutti gli altri, lo trovate sul canale YouTube di ICS Bologna nella playlist Ludoteca Vicolo Balocchi. Io vi saluto. Ci vediamo sabato prossimo con l'ultimo appuntamento prima di Natale e poi speriamo che dopo Natale ci potremo vedere tutti in ludoteca dal vivo. Buona settimana! Ciao!